ultimamente le cose non vanno molto bene a scuola, soprattutto in matematica. E domani anche il compito in classe, speriamo bene. Ah sì, bene, brava, sono felice per te. Però non penso di avere molto tempo per curarmi in matematica, perché nella mia testa c'è solo Luca, il ragazzo che mi piace. E stasera c'è anche la sua festa del 18° compleanno. E a proposito, puoi accompagnarmi tu invece della mamma, ti prego? Stasera non posso, sono impegnata. Devo uscire, sarò fuori tutta la sera. Ma perché, zia? Tu la sera non esci mai, proprio stasera devi uscire. Stasera devo uscire, ho già un impegno, non posso proprio venirti a prendere. Mi dispiace, Luigi, quel ragazzo, lo vedrai un'altra sera. Ma qual è Luigi, zia? È Luca. Luigi, Luca, capirai. Vabbè, lascia stare, trovare un altro modo per tornare a casa. Ma almeno dammi un consiglio, secondo te li devo tagliare i capelli? No, zitta, lo so cosa vuoi dirmi, vuoi farmi nuove le treccine. Però non ho più 10 anni. 10 anni, cara. Ma non dovevi andare a un 18° compleanno? Tia, vedi che non mi ascolti. Ma che stai pensando? Ti vedo strana, preoccupata. Guarda, ti sbagli, non sono né strana né preoccupata. Ho semplicemente la testa altrove. Mi costringi, devo proprio dirtelo. Mia cara, devi sapere che qui, per noi, in paese, questo giorno è il giorno, quel giorno in cui tutti ricordano, non so come dirtelo, l'arrivo della Yanara, finalmente. Ecco, sono riuscita a dirtelo. L'arrivo della Yanara? Della Yanara, hai capito bene. Ma come, non ti ricordi? È vero, eri una bambina e fin da piccola ti ho raccontato tante storie su di lei. E non solo, filastrocche, cantilene, tutto per difenderti da lei. Tutto per proteggerti da giornate come questa, questa di stasera dove tutti temono il suo ritorno. Ma come, mia cara? Dammi la mano, facciamo come quando eri bambina. Canta con me, dai. Yanara, Yanara. Yanara, Yanara. Pianotte mi piglia, io ti piglio, povracci, e ti scippa i capilli. Allora questa pilastrocca è reale, la rossa davvero. E dimmi, tu l'hai mai vista? Ma che dici, ma che domande grosse. Vuoi sapere da me se ho mai visto la Yanara? Ti dirò di più. La Yanara non la puoi vedere. Per vedere la Yanara la devi solo catturare. Ti ricordi quella filastrocca? Se la Yanara vuoi vedere, la filastrocca devi sapere. Ad alta voce la devi cantare. E per i capelli, tirare! Basta zia, basta così, questa storia è troppo paurosa. Ma che t'avrò mai detto, cara? Vabbè, comunque continua a raccontarmela. Chi è questa Yanara? Vuoi sapere? Che vuoi sapere? Chi è la Yanara? Mia cara, la storia è lunga, molto molto lunga. La Yanara è una vecchietta molto, ma molto dispettosa. Sai, a volte può fare scherzi anche molto molto brutti. C'è chi racconta che di notte entri nella stalla, prenda una giumenta e la cavalchi tutta la notte fino a lasciarla sfinita. Sai, non sempre l'animale sopravvive. C'è anche chi racconta che il mattino, entrando nella stalla, trovino quelle povere bestie con le code e le criniere così finemente e fittamente intrecciate che ancora oggi ci si chiede chi possa essere mai l'artefice di una così grande diavoleria. Chi è tu? Come chi? La Yanara, è ovvio! Ma non finisce qua. Pensa che ancora storie più terribili narrano di come la Yanara preferisca quelle case dove ci sono i neonati e che causi loro terribili deformazioni. Non riescono a vedere nessuno. No, è una vecchietta dispettosa. Anzi, adesso che mi viene in mente, tanti tanti anni fa, un gruppetto di ragazzi, così come voi, della vostra età, la fecero così tanto arrabbiare che scatenarono tutta la sua ira. E non ti dico che cosa combinò. Ah, quei pazzi! Ha ha ha!
1, 2, 3, vengo da te. 4, 5, 6, dove sei? E col 7 aspetto te. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, vengo da te. 4, 5, 6, dove sei? E col 7 aspetto te. Lo sapevo, queste storie non fanno per te. Sai che cosa dico? Ti porto a casa, ti accompagno, dai, vieni con me, andiamo al parcheggio. Vieni. Va via, di zia, almeno fammi riprendere un attimo. Va bene, ma mi raccomando, fai presto. Sì. Zia, aspetta, il borsellino. Zero, zero, 95. Scena 6-4. Dai, vabbè. Devo dire, no? Luna adesso sei madre, ma chi fece? Sì. 00 85. Ma io prima non stavo. 4-1, 4-2. 4-2. È vero. 00 86. Scena 4-2. Moto è una donna, non c'è. Dimmi luna d'argento. Come lo cullerai se le braccia non hai? Sei madre, ma chi fece di te una donna?